Buonasera, benvenuti al TG Nord questa mattina presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano. Il presidente della Regione Lombardia, segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni, ha presenziato a un incontro dal titolo Il welfare di domani, dedicato appunto allo stato sociale in Lombardia. Maroni però è intervenuto anche sulle questioni dell'attualità politica, in particolare sulla mozione di sfiducia personale al ministro dell'economia Saccomanni. Ilaria Tettamanti. Ieri sono arrivati anche dei rilievi da parte sulla leggibilità di Banca Italia e della Corte dei Conti. Si discute di dove allocare, per esempio, i 5 miliardi di euro del cuneo fiscale. Lei dove li metterebbe? Ma la soluzione c'è ed è molto semplice: applicare i costi standard, premiare chi spende bene, la Lombardia e i comuni della Lombardia in particolare, e penalizzare chi spende male. Il governo deve fare questo. Mi auguro che il Parlamento introduca i costi standard nella sanità e nel sociale, risolverebbe i problemi della Lombardia e del Nord. Perché non lo fa? Evidentemente perché ci sono forti resistenze da parte delle regioni spendaccione o degli enti spendaccioni, ma la strada non può che essere quella lì. Detto questo, ho sentito le critiche di Banca Italia e di altri alla manovra, ma mi sono sembrate così paradossali, così enormi, e cioè è tutto sbagliato. Il cuneo fiscale premia, non dà nessun vantaggio. La riduzione fiscale è una beffa perché ci sarà un aumento delle imposte. Mi sembra una critica così enorme, che io fossi ministro Saccomanni penserei a dimettermi, perché un ministro che fa una roba del genere ottiene l'effetto contrario rispetto a quello annunciato. Non glielo dice l'opposizione, lo dice la Banca d'Italia, è un ministro inadeguato a svolgere il ruolo che ricopre. È per questo che la Lega ha presentato una mozione di sfiducia individuale.